Martina Piamezzola, laureata ormai da qualche anno nel corso di comunicazione internazionale e relazioni internazionali. Martina, ci racconti una cosa bella che ricordi del corso, un'atmosfera, un bel ricordo, dei bei momenti? Ma in realtà tantissime cose, devo ammettere forse la cosa più bella, il fatto comunque di essere in pochi in classe e quindi di stringere proprio un legame con il gruppo. Io arrivavo da una triennale in statale dove eravamo 100.000 milioni e chiaramente sì, si fanno delle amicizie, però non come quelle che si possono fare con un gruppo ristretto di persone con cui tra l'altro sono ancora in contatto. Quindi questo sicuramente è un bellissimo ricordo che, appunto, ho piacere di portare avanti tutti i giorni perché sento le mie compagne praticamente tutti i giorni, appunto. Tu stai facendo un mestiere molto inerente al tuo corso di studi perché ti occupi di marketing nel B2B, no? All'interno di un'azienda che si occupa di automazione. Come sei finita a fare questa cosa? Raccontaci un po' la tua storia professionale, la tua traiettoria professionale. Sì, allora io attraverso la Civico ho fatto il progetto professionale in un'azienda di Milano, Way to Global, e dopo il progetto professionale ho fatto lì anche lo stage e sono stata assunta post laurea, quindi dopo la laurea sono stata appunto assunta e ho cominciato la mia esperienza come stagista in Way to Global e poi con un contratto di apprendistato, quindi sono rimasta per 2 anni. E dopo l'anno scorso ho deciso che era il momento di cambiare, di provare qualcosa di nuovo e un pochino anche magari un po' che uscisse un po' magari dai miei schemi e dalla mia comfort zone. E ho trovato questa opportunità, non so se può essere utile a qualcuno, però tramite LinkedIn e sono stata contattata e ho deciso di provare, che è stato un azzardo perché fondamentalmente appunto si tratta di un mondo prettamente tecnico dove lavorano quasi tutti ingegneri. Io arrivo da un background umanistico e quindi per me è stata una sfida e devo ammettere che è un ambiente molto stimolante sotto tutti i punti di vista. Quindi ne sono molto contenta e spero che appunto mi permetta di crescere ancora di più a livello professionale. Bello, è una bella esperienza ed è un bel racconto. Senti, e da grande cosa vuoi fare? Questa è una bellissima domanda. Non lo so, non lo so perché ho imparato che nella vita, da esperienze che ho vissuto, ma anche da altri racconti, non si arriva mai. E soprattutto non c'è mai un momento in cui accontentarsi. E quindi non lo so, adesso in questo momento vorrei imparare, sicuramente il mio obiettivo principale è imparare a 360 gradi un mestiere che è il mio. E poi un domani si vedrà, tutto da scoprire. Grazie Martina, in bocca al lupo, a Grazie presto. a te.